Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul grande sagrato, questa chiesa a cielo aperto del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, proprio di fronte alla grande croce alta 40 metri di questa chiesa che venne consacrata il 1° luglio del 2004. Oggi ho tra le mani un foglio che raccoglie quella che fu una lettera di Padre Pio. Non abbiamo qui l'epistolario, ma abbiamo riprodotto uno stralcio di questa lettera del 2 settembre del 1911, perché c'è qualcosa che ci interessa molto e che è estremamente attuale. Quanto era grande l'orrore per Padre Pio per le bestemmie del mondo contro il Signore. Infatti lui era a Pietrelcina nel 1911 e scrive al suo ministro provinciale. Una strana malattia lo costringeva a stare a casa nella dimora familiare. Lui scrive: caro padre, Gesù continua a stare con me e non ancora mi ha lasciato, poiché la facilità nel respingere le tentazioni e nel rassegnarmi al divin volere. Vede adunque, padre, a quale segno arriva la dolcezza e la bontà di Gesù, per quanto perfido e cattivo io sia, scriveva il giovane padre Pio. Io mi veggo del mistero, continuamente mi dolgo dei peccati commessi, continuamente propongo di non commetterli più, continuamente ci ho una volontà risoluta a non più peccare, eppure mi duole il dirlo, col sangue agli occhi, che con questo sono ancora così imperfetto e sembrami che spesso do disgusto al Signore. Soffro assai, padre, nel vedere che Gesù non solo non viene curato dagli uomini, ma, quello che è peggio, anche viene insultato, e più di tutto con quelle orrende bestemmie. Vorrei morire, o almeno diventare sordo, anziché sentirli tanti insulti che gli uomini fanno a Dio. Io ho fatto al Signore la seguente preghiera: Signore, fatemi morire anziché trovarmi presente a coloro nell'atto che vi offendono. Mi raccomandi anch'ella al Signore che gli chieggia per me questa grazia, se ciò a Lui di maggior gloria.